è da parte di Luca, una domanda molto dolce. Per sentire la voce del Signore, serve stare molto tempo in preghiera? Ma Luca, Dio ti benedica, fratello. Dipende se il nostro cuore è tenero in comunione con Gesù oppure se è indurito e lontano dal Signore. Leggi una scrittura, dagli una scrittura. Suo fratello, Marco sì. 16, 14. Va Marco bene. 16, 14. Di poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato. Bene, quindi Gesù rimprovera i discepoli perché la loro incredulità proveniva dalla durezza del cuore. Qui questa scrittura mostra che l'incredulità viene dalla durezza del cuore. Cosa voglio dire? Se il nostro cuore è intenerito, è vicino al Signore, in comunione, e allora puoi pregare anche mentre cammini, mentre mangi, mentre fai qualunque cosa. Si chiama meditazione sul Signore. Cosa che le meditazioni orientali, indù, trascendentali, buddiste hanno imitato, o imitano sulle cose sulla creazione invece che sul creatore. Dobbiamo meditare sul creatore, Dio, Gesù e la sua parola, va bene? Infatti io credo che il Signore non ti parla come sapevo io prima di conoscere Gesù, che devo fare al modo religioso, mettermi in ginocchio per 2 ore e poi sento la voce di Gesù, ma il Signore ti parla, come tu dici, mentre cammini, mentre tu ti connetti con Lui, anche se sei in una scuola o al lavoro, fai una connessione con Gesù, un contatto con Gesù, e Lui ti parla attraverso di una cosa che succede intorno a te, o attraverso la natura, o attraverso una persona che ti dice qualcosa. Non si rende conto la persona, però è Gesù che ti parla. Il tuo cuore è toccato e tu senti, questo viene da Dio. Non è tu che parli, è da Dio. E senti la presenza del Signore. Può essere qualsiasi cosa, se tu sei attento, il Signore ti parla sempre. Amen. Guarda, io non prego mai come fanno i religiosi, cioè non mi metto mai in ginocchio mai. Se non ne sento il desiderio. Ah, ok. Non, io ti ho visto. Non digiuno mai se non sento il bisogno di digiunare. Mm-hmm. A volte Gesù mi sta parlando e mica vado a mangiare colazione, aspetto che Gesù ha finito, a volte può andare avanti per 5 ore. Sì, sì. E mi parla mentre passeggio sotto gli alberi, mentre prendo appunti, mentre faccio questo o quell'altro con la Bibbia. Ma non ho regole ogni giorno, ogni settimana, mezz'ora, un'ora. Questo è robotico, questi sono i pappagalli. Uh-huh. Il pappagallo alla domenica mattina va in chiesa e ripete 4 stupidaggini in preghiera. Il pappagallo. Va bene. Invece il discepolo, l'apostolo fa come Gesù, come nel Vangelo, cosa fanno? Quando lo Spirito ti guida, digiuni, oppure non digiuni se non ti guida. Mm-hmm. Ti metti in ginocchio oppure non ti metti in ginocchio. Non c'è una regola. Sì, cioè le chiese, molte chiese, tanti, sono diventate un mucchio di pappagalli. Il pastore prega e tutti seguono dietro. Questo e tutti dietro. Il pastore si gratta la testa così, tutti si grattano la testa così. Sì, sì. Invece Gesù lo vediamo diverso, era libero. Amen. Giovanni 8, 31 al 36 dice, la verità vi farà liberi e se il figlio vi ha fatto libero sarete veramente liberi. Quindi queste ripetizioni, puoi imitare il pastore, però attenzione, quando lui si comporta come Gesù, quando si comporta come l'uomo, no. Perché oggi il 99% dei pastori predicano bene e razzolano male, come i farisei, predicavano bene, ma razzolavano male. Va bene? Sì, ho capito.